Ecco, vorrei parlare un po' della passione per le moto d'epoca che praticamente me l'ha trasmesso mio papà, meccanico degli anni 50, verso i 70-75 anni ha cominciato a mettere a posto qualche moto. E da una è diventato due, da tre via avanti, finché ha fatto un sacco di motociclette, tutte bellissime. E naturalmente guardando lui che aveva questo amore, questa passione per restaurare le moto, e me l'ha trasmessa a me, il KTM che vedete qui è la prima moto che ho restaurato io. La storia di questo KTM non ha una fine, perché in effetti io ho ancora gareggiato qualche anno, poi con un incidente ho dovuto abbandonare ed è successa una cosa un po' strana. A distanza di 25 anni, a un certo punto in negozio arriva un cliente e mi fa: ho sentito dire che avete dei ricambi per KTM. Sì, beh, teniamo qualcosa. È perché ho trovato un KTM vecchio, l'ho dato 200-300 mila lire, e avrei bisogno di qualche particolare. Sì, cosa ti serve? Mi servirebbe il pignone, poi ancora due o tre cosette così. Ma è un KTM vecchio? Sì, vecchio. Ma quanto vecchio? Non lo so. Ha il motore Saxo? Non lo so, fa. Ho il libretto, fa, no? E beh, portami il libretto così almeno so di che anno è. A un certo punto viene dentro e mi dà il libretto. Questo qui. Apro. Zammo Flavio. Ma come Zammo Flavio, 16 marzo 72? Il mio KTM. Ma no, ma com'è possibile il mio KTM? Guardo dentro e trovo dentro ancora le foto della mia patente vecchia. Ho detto no, non è possibile. Ho detto dove hai questo KTM? Mi è venuto subito, ma ce l'ho lì, dai, sali su sul furgone. Sono andato su, era il mio KTM distrutto, tutto dipinto, arancione, le forcelle, il telaio, serbatoio, col pennello, massacrato, violato, ma era il mio. Ho detto senti, carichiamolo su. No, no, ma io lo riparo. No, caricalo su, caricalo su. Sono venuto giù col KTM, sono arrivato in officina, avevo un Aprilia RX bellissimo. Senti, ti va bene questo qui? Sì, ma mi va bene, ma io non ti voglio mai. No, facciamo scambio alla pari. Ma sei sicuro? Sì, sono sicuro. E così è stato. Gli ho dato questo RX e lui mi ha dato il KTM e ce l'ho io il mio. 3 anni di restauri e vi posso dire che un giorno, un sabato, come oggi, chiudo. Ho pulito tutto, proprio questa zona qui, ho fatto tutto pulizia, naturalmente l'avevo preparato, verniciato, zincato, cromato, combinato tutti i pezzi e ho cominciato. Ho finito alle 3 dopo mezzanotte, domenica mattina alle 7 ero già in piedi, ho lavorato fino a 1, 2 dopo mezzanotte, andavo su e vedevo che ricco, riviveva questo KTM. Lunedì pomeriggio lo porto in cortile, litro di benzina. Tutte le manovre che si fanno così, aria, bram. Bram, den 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 den
rumore, quello lì dopo 35 anni è rinato. Bellissimo, queste sono storie che fanno piacere. E vi posso dire che c'è stata una ricerca incredibile nelle mostre, nelle fiere mercato, eccetera, a cercarmi i pezzettini che mi servivano. È sempre stato difficile recuperare, vi posso garantire che certi pezzi erano introvabili, tanto per farvi un esempio, le coperture, la Metzeler competizione degli anni 70, esaurite, non se ne trovavano più. Ho fatto una ricerca esasperata, ho lasciato bigliettini dappertutto perché volevo avere le sue originali e le trovavo usate, ma non nuove. A un certo punto mi arriva la telefonata di un come svuota magazzini, no? Flavio, ti ho trovato tre gomme, dei quali due posteriori, non tre. Blocca, le ho detto, mi va bene, dove ci vediamo? Ci vediamo fra un mesetto a Reggio Emilia, bene. Partito in pompa magna, vado giù, vado a cercare questo signore con queste gomme qui, lo trovo finalmente, ok, e naturalmente vedo queste tre gomme, eccole là le tue gomme. E sulle gomme c'erano 3-4 bigliettini, no? Di gente che cercava le gomme. E mi fa, senti, meno male che sei arrivato perché avevo già intenzione, perché guarda quanti me le hanno chieste.
Ai ai, ho detto, vediamo cosa succede. Va bene, dai, te le prendo tutte e tre. D'accordo. La moto, quando è stata acquistata, aveva un valore di 3, 4, 500 mila lire. Bene. Ok, fanno 150 mila lire gomma. Sul momento non avevo realizzato. Sì, guarda, sono le uniche che ho trovato, che sono 3 anni, no, che mi stai chiedendo. Sì, me le hanno già chieste, mi offrono molto di più. Io per correttezza te le ho lasciate a te. Ah, ho detto, va bene, ho trovato un mio amico, senti, fai collezione. Facciamo insieme che le prendiamo, perché non ho neanche tanti soldi in tasca. E ho preso queste gomme originali. Perché? Perché volevo che rispondesse perfettamente all'originalità del mezzo. Tanto per darvi un altro esempio, la corona dietro non si trovava perché ha una conformazione di fusione strana, ha delle asole, non ci sono dei buchi. Non le trovavo. Presa dal pieno, ho fatto fare una fresa in modo che mi tracciasse esattamente l'asola che volevo avere io. I gommini del carburatore non si trovavano, ho preso un carburatore usato perché avevano i gommini quelli originali, perché volevo che fosse esattamente come la volevo. Non vi parlo della cintura in cuoio che ti trattiene il serbatoio, non si trovava, perciò dove hanno spessore 3 mm, casa del cuoio, sì, c'è una pezza che viene... Tutte queste cose qua, tantissime cose ricostruite, perché tutto il telaio posteriore era tagliato col seghetto, non c'era. Trova la piega a tubi, trova il tubo al cromolideno, eccetera. Il cavalletto non c'era, costruissi quello, costruissi quell'altro, siamo andati avanti 3 anni. E naturalmente uno dice, sì, cavoli, non potevi restare... No, io volevo che fosse esattamente come quando l'ho portata a casa la prima sera, che non ho dormito una notte, e ogni 2 o 3 ore mi alzavo, andavo a guardarla e ho detto, è mia. Ma è mia proprio, incredibile. Naturalmente queste sono le emozioni. E io l'ho messa in moto una volta sola, ho fatto un giro di prova per vedere se tutto funzionava, e ho detto, basta, adesso so, funziona. Non volevo togliergli i pelini che sono originali nelle gomme, che sono quei pirolini che vengono fuori fusione. Non voglio togliere neanche il pelo, perché deve essere immacolata. Per me è un'opera d'arte, come se potessi la metterei in centro alla stanza, in casa, ma devo fare i conti con qualcuno, allora di conseguenza rimane qui. Ma è il mio mezzo, è la mia moto, quella che mi ha fatto vivere emozioni indescrivibili. Naturalmente, da qui poi ho detto, cavoli, la moto che ho avuto io, vado alla ricerca di qualcos'altro, e mi sono messo alla ricerca del mio Beta 50, perciò l'avevo dato dentro alla concessionaria, la concessionaria aveva preso un altro cliente, allora da quel cliente sono andato a cercarlo, ho detto, sì, ma l'ho dato via a un mio amico, dall'altra. Allora vai a cercarlo, non trovi, allora fatti dare l'indirizzo, scrivi nome, cognome, il perché di queste cose qua, mettili dentro la busta con i soldini dei francobolli, perché mi rispondano, sì, è stata venduta in Slovenia, finché naturalmente non l'ho trovata, perché è stata tagliata in due, rotto il motore, messo su le gomme per un carretto, vabbè, persa.